Ragazzi miei, oggi ho proprio voglia di fare tipo il piccione simulator. Mi metto tutto il video qua sopra e facciamo un intero video dove non faccio altro che girare la visuale così e stare unicamente sopra un cornicione. No, no, ok, ma basta, bentornati sul canale, sono X. Momento, ragazzi, con il video di Minecraft. Ho appena distrutto il cornicione, non potrò più fare il piccione. Comunque siamo qui oggi non per fare appunto i piccioni, per guardare le mucche fare su e giù per i crepacci, ma per vedere alcuni modi in cui però nascondono le proprie cose su Minecraft. Ma mi raccomando, per cui questo video non fatelo per me quanto per i piccioni che non potrete vedere in questo mondo. Con un pollicione in su, se magari va, commentatemi sotto con scritto i piccioni, o magari emoji di piccioni per tipo poveri piccioni che non ci sono ancora su sto gioco. E comunque, bando alle cretinate, passiamo subito, ragazzi, al primo metodo che possiamo utilizzare per nascondere le nostre cose su Minecraft, appunto come un pro. L'unica cosa che ho notato è che tipo il blocco di redstone, di pietra rossa, dov'è? Pietra rossa, ok, questo qua, tipo su Java non reagisce, mentre su Pocket Edition eccetera reagisce. Quindi nel caso, se siete dalla Java, questa vi verrà un pochino difficile. Facciamo tipo un buco delle talpe, cioè non delle talpe. Ok, sì, sarà delle talpe che dobbiamo andare un pochino più bassi. Fatemi vedere. Sì, ok, magari giusto un po' di talpe, nulla di più. Comunque, facciamo un quadrato a piacimento. Non serve tipo come vi pare, ha fatto esattamente come vi pare. Ci mettiamo, ragazzi miei, qua davanti un bellissimo minerale di pietra rossa, esattamente qua. Poi andiamo subito qua dietro, prendiamo subito della lana e non i fiori, perché a me non servono i fiori adesso, cioè non sono ancora defunto. Andiamo subito a prendere, ragazzi, della lana, tipo può essere della lana bianca. Prendiamo dei ripetitori. Ok, ripetitori. Prendiamo un... fatemi pensare. Ah, un osservatore. Un osservatorozzo, lo mettiamo, non corallo, osservatorozzo. Ci prendiamo anche un pistone appiccicoso. Ci prendiamo una chest, quindi una cassa. Una cassa con 16.000 S. Una torcia, ok, una torciozza. La polvere di redstone l'ho già presa. Grande dubbio, grande dubbio, grande dubbio. Pietra rossa. Allora, prendiamocela, eccola qua. Ok, questo sarà tutto quello che ci servirà. Se ho preso anche i fiori, urlo. Ok, via i fiori. Mettiamo giù, 1, 2, 1, 3. E facciamo esattamente così. Mettiamo l'osservatore che guarda, boom. L'occhio deve essere verso di noi. Mettiamo 2 ripetitori in questo modo qua, mi raccomando, così e così. 1, 2, 3, 1, 2, 3. In questo modo qua. Lana ancora, esattamente uno qua. Facciamo così. Facciamo qua sotto esattamente la stessa cosa con la lana. Così. Pietra rossa, buco, buco, ok, lana, lana, facciamo torcia, bucozzo qua sotto, ci mettiamo pistone appiccicoso, esattamente così, qua sopra ci mettiamo un minerale di pietra rossa, chiamatelo come volete, ci mettiamo una cassa, esattamente così, in questo modo qua, poi intorno ovviamente tutte le cose che ho preso prima, tipo queste cose qui, servono unicamente per decorare, quindi finito di fare la struttura che sarà più o meno una cosa del genere, poi adesso fatela come volete, io ho fatto una cosa veramente molto molto veloce, il nostro blocco insospettabile di appunto rocce, di sacco di pietre, il nostro blocco di pietre, diciamo che ci permette di avere una cesta nascosta. Io premo qua sopra, si attiva il congegno. Come vedete, per un secondo mi si attiva la redstone mostrandomi la cassa. In questo caso io l'avrò esattamente per un secondo, dato che appunto questa pietra qua, vedete, si attiva per un po' e poi si disattiva. Cosa vuol dire? Che io posso utilizzare questo blocco come un pulsante vero e proprio. Però appunto è un blocco, quindi nessuno potrebbe sospettare che sia effettivamente un qualcosa per aprirci un passaggio segreto. E poi una volta che è attivato rimane attivo per un po', quindi anche se uno provasse a ripremerlo non funzionerebbe. Gli diamo un colpetto, andiamo qua, apriamo la cassa, prendiamo quello che ci serve, facciamo tipo ci mettiamo dentro quello che vogliamo, i diamanti, quello che vogliamo, finiamo tutto, la chiudiamo, possiamo andarcene via. E se qualcuno in questo momento proverà a ritornare ad aprirla, come vedete, non riuscirà, perché il blocco è ancora attivo. Ci vuole un po' prima che si riattivi. Quindi è assolutamente, assolutamente sicura. Molto semplicemente adesso facciamo una struttura abbastanza veloce e easy, che assolutamente serve per, diciamo, strutturare il tutto, eh? Non, questo non serve assolutamente per il congegno segreto. Cioè, o meglio, se volete fare la libreria potete fare così, cioè, assolutamente non c'è alcun problema. Facciamo una robetta del genere. 1, 2 e qua nello spigolo. E 3, così chiude. Facciamo 1, 2 e 1. Sì, ok, non so cosa ho fatto. Ok, facciamo tipo una cosetta del genere. Ci mettiamo qua sotto il nostro bellissimo leggio. Ci mettiamo sopra un bellissimo libro. Prendiamo quindi il libro con la nostra penna. Ecco, la penna d'oca. Mi raccomando che se non è d'oca non va bene. Lo apriamo, gli diamo un po' di pagine. Tipo facciamo così, no? Facciamo tipo 6, 7, 8 pagine, quello che ci pare. Facciamo così, chiudiamolo, lo mettiamo sopra, boom, in questo modo, ok, con tutte le pagine attivate. Andiamo dietro, esattamente dietro in questa posizione qua dove c'ho i fiori che non voglio. Signore api, basta fare baccano. Mettiamo una cassa esattamente qua sopra.
dall'altra parte, mi raccomando, qua c'è il leggio, di qua ci mettiamo la cassa. Mettiamo un blocco di abetozzo di qua, ci mettiamo un comparatore in questo modo, così, ok. Attiviamo la torciozza, facciamo adesso, ragazzi miei, un bel buco, un bellissimo buco, esattamente in questo modo qua. Facciamo, allora, qua più profondo, ok. Deve essere, allora, così, allora, uno, uno, due, ok, più o meno una cosa del genere. Prendiamo, ci mettiamo, boom, facciamo boom e facciamo boom boom, esattamente in questo modo. Prendiamo la nostra bellissima pietra rossa, facciamo così. Sì, ho detto pietra rossa, per favore. Pietra rossa, pietra rossa. Ci mettiamo una torcia, esattamente qua. Ci mettiamo qua in fondo un'altra pietra rossa. Togliamo questi due blocchi. Ci mettiamo un pistone appiccicoso che andiamo subito a prendere. Quindi pistone appiccicoso, ed esattamente qua. Lo mettiamo qua sopra. Facciamo boom, no, verso l'alto, ho detto. Ok, facciamo così che facciamo prima. Verso l'alto. Si metta, ok. Adesso spiegatemi sta cosa che non l'ho capita. Va bene, togliamo via questo e siamo a posto. Facciamo esattamente questa cosa qua. Chiudiamo questi due blocchi così. Ok, ma qua ci voleva la scaffalatura. Cosa sto facendo? Esattamente in questo modo qua. Dopodiché, fatto questo, andiamo a prendere subito un blocco di vetro. Lo mettiamo qua in fondo in modo che si veda il nostro pistoncione. E signori miei, avremmo già finito con genio. Sembra strano, ma l'abbiamo già finito. Qua adesso intorno possiamo tipo chiudere, fare tipo un bel blocco di chiusura. Uno torna qua davanti e dice: ok, ma adesso come faccio ad avere la mia chest libera? Semplicemente andando dentro al nostro libro, voltando pagina, faremo esattamente attivare il congegno. Io da qua potrò accedere alla mia cassa, prendere le mie cose e per chiuderlo torno indietro e lui mi avrà richiuso tutto quanto e nessuno saprà mai niente. Questo è un trick molto molto semplice, come vedete non ci vuole assolutamente niente per farlo, ma che vi può appunto nascondere la chest con tutte le vostre cose preziose, accessibili unicamente A, se sapete dove sono, e B, appunto, se sapete che dovete girare assolutamente pagina. Cominciamo semplicemente facendo una roba del genere. Qui ci vorrà un buco delle talpe, perché dobbiamo fare un buco delle talpe. Cosa vuol dire? Che andiamo giù più di uno. Andiamo 1, 1, 2 e 1, 3. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Boh, qua di fianco facciamo la stessa medesima cosa, mettendo però dell'arenaria e salendo di 3. 1, scusate, voglio fare 1, 2, 3. Qua tipo facciamo 1, 2, 3. E facciamo tipo ancora 1, 2, 3. Via, una roba del genere, ok. Bellissime teste di creeper, ok. Al centro ci mettiamo un orologio con un espositore in questo modo qua. E adesso però facciamo anche un buchetto che appunto ci vorrà per fare appoglio, per continuare la nostra costruzione. Esattamente qua sotto, boom, un buco, un altro buco. E ci mettiamo un pistone, così, ok, in questo modo qua. Ci mettiamo la chest esattamente qua sotto. Quindi facciamo cassa e la mettiamo appunto così, in questo modo qua. Dopodiché prendiamo subito, ragazzi, dell'arenaria, la mettiamo subito qua davanti, quindi arenariozza, eccoci qua. Per poi continuare facendo la parte posteriore. Facciamo una bella salita con l'arenariozza, esattamente in questo modo qua. Possiamo tipo fare così, ok, esattamente in questo modo qua. Togliamo via questo che non ci serve più, anzi, andiamo subito a farci dei due così, ok. Per poi andare a scendere di un blocco, esattamente in questo modo qua, ok. Togliamo tutto questo qua che non ci serve, in questo modo, sempre e comunque così. Facciamo una robetta bella del genere. Qua adesso, se sono sceso troppo, lo mettiamo così e siamo tutti quanti d'accordo. Facciamo esattamente in questo modo qua. Allora, volendo possiamo mettere tipo tutto di arenaria, così ci capiamo un po' meglio per quanto riguarda il congegno, ok? Facciamo tipo una roba del genere, così è un pochino più, diciamo, capibile, si può dire capibile, va bene. Mettiamo subito, ragazzi miei, un comparatore qua sotto, che l'ho preso perché mi ero dimenticato di prenderlo, o magari non l'ho preso e mi sono dimenticato, non lo so. Facciamo comparatore in questo modo qua, prendiamo subito redstone, quindi ancora gocciozza di redstone. Facciamo 1, 2, esattamente così, facciamo 3, facciamo 4, facciamo 5. E scendiamo ancora. Ci mettiamo una torcia esattamente qui sotto, per poi continuare mettendo un ripetitore rozzo. Quindi il ripetitore, dov'è? Eccolo qua. Facciamo boom, ok, in questo modo qua, senza dargli niente. Per poi continuare facendo, sempre con la pietra rossa, qua sotto. Facciamo 1, 1, 2 e siamo già letteralmente a posto. Questo è tutto il congegno. Non c'è nulla di speciale, nulla di particolare, nulla di strano, nulla di difficile. È unicamente tutto quanto qua. Adesso col posto di questo possiamo metterci un blocco di arenaria, che forse è pure meglio. Facciamo tipo
così, ok, in questo modo qua. Così, noi quando avremo girato il nostro bellissimo congegno, ok, la nostra chest disponibile per l'apertura. Torniamo a girarla verso l'alto e tutto quanto si tornerà a chiudere. Fate conto che questa sia la casa con tutti gli arredamenti, vedete che c'è una fornace, che c'è una sedia, qualcosa, eccetera, eccetera. Arriviamo a casa, giriamo il nostro orologio verso il basso, si apre la chest, prendiamo quello che ci serve, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Dopodiché, boom, la giriamo verso l'alto, si torna a chiudere e nessuno ha visto nulla. Allora, fatta una cosa del genere, che sarà, mettete che sia tipo l'impianto stereo di casa, una cosa, ok, può sembrare, va bene? Va bene così, ok. Fatto questo, ragazzi, andiamo esattamente dietro, togliamo un po' di roba perché andremo a fare un po' di casino. Se voglio mettere la torcia, la metto poi da un'altra parte. Facciamo esattamente, ragazzi miei, un buco qui sotto, che può essere tipo profondo, facciamo tipo a piacere vento, facciamolo profondo 2, un 2x3, tipo, così. Ok, è un 2x3 un po' falso, ma va bene così. Togliendo tutti i blocchi che non servono, lasciando tipo una cosa del genere che l'ho un po' spolpata, ma va bene. Facciamo un blocco di lana in questo modo qua. Poi ne mettiamo due anche di fianco, esattamente così. Volendo potremmo anche fare tutto quanto sotto di lana, che è un pochino più... ci fa capire un po' meglio la build, eh? Ok, adesso penso che sia assolutamente meglio di prima. Comunque, fatta una robetta del genere, mettiamo subito sopra un comparatore in questo modo qua. Pietra rossa in questo modo qua. Andiamo a fare subito. Boom, boom. Pietra rossa così. Dopodiché dobbiamo scendere, quindi mettiamo su ancora della lana in modo che possiamo scendere. Facciamo esattamente così. Pietra rossa esattamente qua. Ne mettiamo un'altra in questo modo qua, nella zona interna, che okay, fino a formare una robetta del genere. Scendiamo, mettiamo una torcia esattamente qui sotto. Facciamo, boom, torcia. Ok, deve essere tipo una chiocciola, va tipo intorno. Togliamo via i blocchi che sono qua in mezzo, lasciamolo tutto quanto aperto. Prendiamo subito un pistone appiccicoso, lo mettiamo esattamente in questo punto qua. Ci scaviamo un bellissimo buco, esattamente in questo modo qua, come se tipo dovessimo essere sepolti. Facciamo pistone appiccicoso in questo punto qua. Facciamo così, ok, esattamente così. Pistone appiccicoso, mi raccomando. Dopodiché la nozza la andiamo a mettere esattamente qua dietro, in questo punto qui. Dopodiché prendiamo ancora la pietra rossa, facciamo uno, facciamo due, facciamo tre, facciamo quattro e facciamo cinque. In questo modo qua, una bellissima serpentina. E questo più o meno è tutto il congegno che appunto a noi servirà per far funzionare tutto. Fatto questo, ragazzi miei, andiamo subito a prendere il nostro bellissimo disco. Ci vorrà un disco, ok? Non uno, non due, non tre, ma il quarto, ok? Il chirp, questo qua. Lo andiamo a mettere subito qua sotto. E noi, una volta che andremo ad attivare il nostro disco, ci aprirà il nostro buco, che appunto dentro poi conterrà la nostra chest. Mi sono dimenticato di mettercela, perché ti prego, basta. Ok, una volta che poi lo togliamo si chiude, però tipo fa un casino micidiale, quindi faccio una cosa del genere io. Faccio così, ci metto la cassa, così la mettiamo che è tutto quanto mutato ed è più bello. Facciamo cassa, ok, la mettiamo qua sotto, la andiamo a piazzare in questo punto qua e, ragazzi miei, tornando a chiudere di qua, avremo la nostra cassa segreta. La cosa particolare è che tipo i dischi funzionano con gli impulsi di redstone. Quindi se io ci metto un disco che non sia questo qua, che non sia il quarto, tipo il primo, ci metto esempio, non funzionerà, non me lo aprirà, vedete? Dando un input diverso, appunto. Madonna, che casino. Ok, comunque avete visto che non si è aperto, ok? In questo caso io l'ho messo dentro, qua non si è aperto niente, perché dà un solo input di redstone e appunto il congegno non può funzionare, basta con le campane. Mentre in questo caso il quarto disco che dà quattro impulsi, boom, lo attivo, mi attiva il congegno e mi apre la zona della cassa. Io vado dentro, prendo tutto quello che mi serve, blocco questo che non ce la faccio più e avremo già fatto tutto quanto quello che dobbiamo fare. Questa è veramente molto molto furba come cosa, perché appunto se uno lo sa, ok, riesce, ma ne dubito, perché molta gente magari non sa manco che il disco reagisce con la redstone. Per quest'ultima costruzione ci serviremo di un bellissimo arboscello. Possiamo prenderlo tipo di quercia, vero, raga? Mi va la quercia. Oggi prendiamo anche della farina d'ossa, perché tutto girerà intorno a questo bellissimo coso di quercia. Quindi lo mettiamo esattamente tipo qua. Ok, lo mettiamo qua. Boom. In questo modo qua. Facciamo boom. Dopodiché andiamo di fianco a questo, prendiamo dei tronchi e facciamo tipo una troncata in questo modo qua. Tipo, signora mucca, per favore, basta. Signora mucca, ma se ne vada, per favore, non mi faccia arrabbiare. Facciamo esattamente una cosa del genere, con tipo 4 tronchi avanti. Cioè, o meglio, 4 contando anche questo qua dietro. Quindi 1, 2, 3 e 1, 4 qua dietro. Facciamo un buco del genere, che ci spostiamo di due blocchi in questo punto qua e facciamo una roba del genere. Se volete copiare, tipo, potete bloccare il video, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto questo, mi raccomando, profondo qua 3, 1, 2, 3, andando in giù. E qua vi spostate esattamente di 1, 1, 2 e 1, 3 per fare questo buchetto qua. Perché questo buchetto qua? Perché noi qua sotto ci andremo a mettere un osservatore in questo modo
in questo modo qua, che guardi verso il basso, esattamente così. Boom, sopra il falò, ok, che nessuno debba vedere niente. Un bellissimo falò. Dopodiché facciamo un altro buchetto qua, perché l'ho fatto un pochino corto, deve essere un pochino più lungo. Fate una rovina del genere, ok, leggermente un pochino più lungo. Facciamo pietra rossa qui sotto, ripetito rozzo, così, ok, 1, 2, gli diamo 3 colpetti, dopodiché ci mettiamo, ci mettiamo pietra rossa, ci mettiamo il nostro bellissimo torciozzo di redstone qua sotto, quindi torcia di redstone in questo punto qua, dopodiché facciamo 1, 2, così, mi raccomando, non mi sbagliate, dopodiché vetro, che lo usiamo sotto per il congegno, quindi facciamo vetro. Vetro in questo punto qua, esattamente qua sopra dove c'è il buco vuoto, andiamo a fare un buchetto così, così ci mettiamo esattamente nel punto superiore un bellissimo pistone appiccicoso, quindi pistone appiccicoso in questo punto qua, e ragazzi miei, ci siamo quasi. Pietra, pietra rossa, facciamo 1, 2 esattamente in questo punto, ci mettiamo sul nostro, eccolo qua, pistone, un bellissimo blocco di terra, e qua sotto nel buco che abbiamo lasciato vuoto ci mettiamo una cassa. Ragazzi miei, questo è tutto il procedimento. Fatemi vedere se ho dimenticato qualcosa. Ovviamente bisogna levare via questo blocco, perché altrimenti il congegno, infatti dicevo, perché non funziona? Perché c'era sto coso qua che rompeva le scatole. Mi raccomando, fate tipo così. Puliamo tutto, che forse è pure meglio. Fatto questo, noi giocheremo unicamente con pala e, diciamo, acciarino per attivare il congegno. Ci permette di avere la cassa aperta per un secondo, ma appunto questo secondo ci può permettere di prendere le nostre cose. Volendo possiamo utilizzare anche l'acqua, tipo facciamo tipo acqua lanciabile, eccola qua. E possiamo tipo fare una robetta del genere, tipo io mi metto qua di fianco alla chest, lancio la borraccia, ok, lancio la borraccia, mi si apre, io vado dentro, prendo le mie cose. Comunque sia, come vedete qua si è già richiuso, perché qua si è già richiusa, e io posso tranquillamente, diciamo, prendere le mie cose senza che nessuno possa sapere. Nulla di più, si va di fianco, si dà una palata, si va qua, si apre la chest, si prende quello che ci serve. Ovviamente è già tutto chiuso, quindi poi magari i vostri amici penseranno che stiate guardando le formiche. Magari sì, magari no, magari boh, magari non lo so. Questa era l'ultima di quest'oggi, sono appunto 5 metodi con cui i pro appunto nascondono le proprie cose su Minecraft. Comunque io vi saluto, e da Nex con la pala in mano sopra una casa, che magari vado a pulire il camino. Comunque noi ci becchiamo in un prossimo video. Io vi saluto, qui da Nex è tutto.